Ah, e ora che diamine succede? Ultimamente è sempre così, io che mi riposo, voi che disturbate il mio riposo. E io che attendo qui per risolvere i casini che voi create. Ma dico io, un re non dovrebbe pensare a regnare, non dovrei essere io a dare gli ordini al posto che accettare tutte queste missioni da fare per conto della legione dei creeper, per poi essere io stesso ogni volta a sporcarmi le mani. Tutto sommato hai ragione, sono l'unico che potrebbe completare una missione del genere. Ok, andrò a prepararmi e tra poco sarò sul campo di battaglia. Tutto sommato non mi lamento, sono giorni di pace, posso anche accettare questo compromesso. Dunque, mettiamoci all'opera. Realm imponente di Simon Lele. Imponente, mi aspetto qualcosa di davvero imponente però. E ok, eccoci qui. Si sta caricando. C'è stato un picco di lag. Che cos'è? Perché c'è un suono stranissimo? Sentite? C'è una strana musica. Zona Build Battle. Molto vanilla questa cosa, molto figo, però molto vanilla devo dire. Oddio, corazza dell'eroe. Possiamo... no, raga, possiamo rubare gli indumenti. Come SpongeBob? Ma perché sono SpongeBob? Ma che succede? Aiuto! In tutto ciò il problema è che c'è un ultra villager qui dentro. Che cosa sarebbe un ultra villager esattamente? Ti scambia questa roba per dei blocchi di diamante, va bene, ok. C'è un altro ultra villager qui. Oddio ragazzi, non lo sto sopportando più questo suono. Guarda quanta roba! Prendiamo sto piccone perché penso di aver che proprietà privata. Sì sì, ne parliamo dopo, tranquillo. È da qui che viene, sì, l'avevo visto. Mamma mia, per fare partire la musica. Ma come si fa per fermarla, non per farla partire? Qual è il clock che dà origine a tutta sta roba? Davvero, qual è il clock? Ah, è qui, si scambiano oggetti. Madonna santa. Via. Via. Basta. Ah. Le mie orecchie, era il suono più inquietante del mondo, sembrava tipo la colonna sonora dell'arrivo del diavolo, o di Herobrine, che so io. E dovrebbe essere tipo questa una sorta di hub del Realm, regole, ecco. Aspetta. Chiama Staff. Staff, giustamente, ma non c'è nessuno sul server, sai com'è. Regole, del Realm di Simon Lele. Non griffare, non rubare, rispetto allo Staff. Le abbiamo già fottute tutte e tre. In 5 minuti neanche. Mi sono rotto le palle. Poi perché c'è Notch qui? Founder, co-founder, admin e private. Che mole di informazioni impressionante. Qua che succede? Perché è pieno di gente che vola, si combatte. Proprietà privata, casa del founder con un sacco di guardie. E Simon Lele scritto sul tetto. Oh madonna, quanta roba. Asino di Simone. Beh, se è il mio asino, permetti che lo posso uccidere. Ah, intendevi l'altro Simone. Ah, ops, scusa. Minigame unico al mondo, Skywars. Un coso dà il benvenuto. Benvenuto nel Realm di Simon Lele. Ragazzi, ma che cosa stiamo vedendo? Quante teste, quanto cheating. Prego, dimmi che c'è una N. Non c'è una N, però la possiamo andare a recuperare, credo. Quindi ci mettiamo qui. E... R, E, e adesso ci manca la N che avevo tolto e che abbiamo qui, perfetto, devo solo salire e rimetterla. Oh, ma guarda te che bello, sono caduto ancora, però abbiamo messo la N, così questa casa ora avrà il mio nome sopra. E spero non dia fastidio come cosa. Avrei bisogno di cibo e di quant'altro, cosa c'è qui sotto? Una proprietà privata? Una camera dei segreti? Un passaggio segreto che porta, non si capisce bene dove. Questa è, ma è la casa di prima? Diamanti, diamanti, diamanti. E direi intanto di ucciderlo questo tizio qui. Che sembrerebbe essere immortale in realtà. Non lo posso uccidere. Lo posso almeno sotterrare? Sì. Ok, allora ti sotterro, ciao. Devo trovarmi qualcosa da mangiare. E forse qui dentro potrei trovare qualcosa. Tra l'altro perché c'è l'end mezzo rotto? Ma che cazzo. Ecco, quando tu trovi un server del genere tutto buildato, con le cose coi command block e tutto quanto, e c'è di tutto e di più, mille diamanti, ma non c'è cibo, io due domande me le faccio sul fatto che magari, e dico magari, è cittato come la merda. Qui dietro ci sono command block coperti da barrier, più o meno. La cosa interessante è che funzionano tramite questi clock che posso tranquillamente distruggere. Ho un bisogno devastante di cibo. Vi prego. Ok, salve.
Siamo alleati, sono il tuo re. Bravo, non farmi del male. Perché tutte queste ender chest? Guardate quanti blocchi, quanta roba. Ma ancora niente fottuto cibo. Un server senza cibo. Voi spiegatemi il senso. C'è un passaggio segreto, ovviamente, che non porta da nessuna parte. Spiegatemi il senso. Ah, proviamo in questa casa. Tra l'altro ci fosse almeno una farm, dico io. Neanche quella ho trovato per ora. Scuola pubblica. Ragazzi, perché sono finito a scuola? Perché? Perché? Compiti. Pure i compiti danno qui dentro. E in tutto ciò non c'è un cazzo di qualcosa da mangiare. Il McDonald's. Oddio, oddio. Allora, c'è il McDonald's. Se non c'è qui il cibo, io non so che altro dire. Benvenuto al McDonald's, pubblicità gratuita, ragazzi. Non che ne abbia bisogno, però insomma. Cucina, andiamo in cucina del Mac. Che cosa dovrei fare? Dovrei mangiare le teste per caso? Ci mettiamo a mangiare un po' di teste? Questo devo fare? Oddio mio, Dio mio. Com'è che l'uovo è tornato al suo posto qui? What the fuck? E nulla, non posso più correre. Andiamo un attimo in casa mia, lì dove c'è scritto Eren. E quella casa c'era? Oddio, tra l'altro, oddio. Vedete quei palazzi lassù? Quelli sono generati con i one command. Lo avevo recensito io questo comando. A me incuriosiva, minigame unico al mondo. E qui, casa dello staff. Diamanti e diamanti. Villager. Avvisi. Lollo Minecraft. Controllo anti-hack. Perché? Questa cosa, per quale motivo? Non capisco. Vuoi fare uno Skywars? Puoi fare uno Skywars. A quanto pare ci sono gli Skywars. Dove c'è del cibo, mio Dio. Cioè, qui hanno buildato degli Skywars sospesi nella mappa. Totalmente a random. E come faccio a tornare indietro, volendo? C'è un pollo e non c'è altro. Cioè, mi uccido. Speriamo ci sia la Keep Inventory, almeno. E grazie al cielo, la Keep Inventory c'era. Vietato l'accesso o ban? Va bene, andiamo. Anzi, prima, guardiamo un attimino... C'era una casa lì, volevo finire di vedere quest'area. E là c'è anche un mob spawner di legno. Perché? È il server più deludente che io abbia mai visto. Insomma, continuo ad aprire porte, passaggi, di tutto. E non trovo un cazzo. Perché? Perché mi stai facendo questo, server? Qui cosa c'è? Un camino con degli acciarini. Oddio, degli acciarini. Questi già li gradisco. Perché almeno se il fuoco divampa, dimmi che divampa il fuoco. Mamma mia, che bello che divampa il fuoco. È finita, è finita. Benvenuto al McDonald's a caso. Cosa? C'è un mob, è finito un mob sulla pressure plate. Devo andare a vedere, ragazzi. È qualcosa di ignorantissimo questo server, ragazzi. Ma vi rendete conto? Ma davvero? Chi è che c'era finito qua? C'era finito uno zombie sopra al McDonald's. Ma dai. Ok, adesso tutti questi zombie li vorrei un attimo lasciare da parte. Voglio dare fuoco per bene a tutte le strutture che abbiamo già visto e che non contengono nulla e che meritano solamente di bruciare e ardere tra le fiamme dell'inferno. Quindi entra qui dentro e dai fuoco a tutto quanto, cazzo. Ho già finito un acciarino, ragazzi. Non mi era mai successo, ma oggi dobbiamo usarli tutti gli acciarini, perché serve. E che c'è qua sotto? Non dovevo mica... Chi è che mi ha shottato? C'è uno scheletro lassù. Oddio, attenzione. Che cos'è? Anti-cheat, avvisa lo staff se qualcuno usa hack o mod. Ma perché questo avviso? Che ma... Ah no, era questo, l'ha preso con la freccia! Aveva frecciato il pulso... No, vabbè, che pro. Voleva avvisare lo staff che ci sono io che cheat o qualcosa del genere, ma io non cheat. Listaban, Cricco, Teno Gaming, Lore, Marcolino, Patagoni, Kelonora, Tenban di un'ora, Crista, ma quanti? Raga, sono tutti player bannati per un motivo o per l'altro. Oh, non mi dire. Questa sarebbe... La prigione, tipo? Le odio queste cose. Le prigioni, queste cose qui, le odio. Cioè, sono davvero, non lo so, un simbolo di prepotenza. Non mi piace come cosa. Voglio ripulire la fedina penale di tutti. Cancellerò qualsiasi ban, togliendo ogni traccia di questi provvedimenti. Mamma mia, ragazzi, guardate la soddisfazione. Finalmente sta funzionando. Il griffing sta prendendo forma. E lì c'è un enorme cubo di Rubik con un bruttissimo gesto, perché ci fanno le corna. Ok. Togliamo queste cornazze. Sembrano il simbolo di Amp. E diamo fuoco a questo cubo di Rubik. Ma prima vorrei capire cosa c'è dentro. Non salire, Creeper. Ah, è vuoto. E si riempie di mob, ovviamente. Ok, diamogli fuoco allora. E anche la scuola, perché credo che nessuno al mondo entri in Minecraft per studiare, ma per giocare. Quindi per piacere, evitiamo. Questa porta che protegge un bunker di ossidiana ingriffabile. Prigioni per villager.
What? Mensa. Oddio, questa è davvero una prigione. È una mensa senza cibo, ovviamente, perché questi non hanno un cazzo di cibo. Un common block che dice in cella. No, raga, queste sono le vere prigioni. Cioè, questa è una zona, perché mi si è aperta la chat, non l'ho capito. Questa è una zona dove vogliono imprigionare i player, semplicemente. Per poi farli mangiare in mensa. A chi glielo fa fare la gente di giocare in un server dove devi andare in prigione? Ma io non lo so. Tralasciando la mob farm e le città citate con i common block, cioè quest'ultima casa simile abbandonata, credo. E poi c'è qualcosa là sopra, ok. L'avete visti? I cart, guardate! Dei cart con polli! Li abbiamo visti tutti! Seguiamo quei polli! Seguiamo quei polli! Stanno tornando indietro, fermi! Fermi! Ma quei polli, ma continuano a fare avanti e indietro, ma fammi capire. Stanno tornando, quei polli sono intrappolati in un loop. Continuano a fare avanti e indietro, ma fermiamola sta roba, ma che è? Uscite da sti minecart, siete liberi. E credo che non ci resti che capire che cosa c'è qui sopra. Proprietà privata. Cioè, pure quassù mi devi rompere i coglioni con ste regole, incredibile. Ed è una casa dove non ci sono oggetti nelle ceste. E dove c'è un buco per cadere di sotto. Perché? Guardate ragazzi, guardate come sta bruciando questo server. Talmente cittato da avere interi grattacieli fatti di common block. E che cos'è quel coso laggiù? Qui basterà davvero poco. Un colpettino qui e là di acciarino e la casa andrà giù da sola. Questa cosa invece che cosa sarebbe esattamente? C'è una S, quindi è una banca, una S di soldi. E c'è un percorso di magma block che mi porta da quest'altra parte. E il che non serve a nulla, ci sono dei manichini in una vetrina. E questo ragazzi è il cavò pieno zeppo di roba. Oh mio Dio. Raga, diamo fuoco a tutta sta roba. Ma quanti? Quanti oggetti cittati? Oh mio Dio, oh mio Dio. E il guardiano sopra la montagna. La statua sulla montagna è talmente brutta che già di per sé è un griffing al panorama, quindi direi di non toccarla. E qui hanno letteralmente griffato parte del terreno perché è tutto pieno di buchi. Ma va bene ragazzi, va bene, è fatta. Usiamo ciò che rimane dell'acciarino per dare fuoco anche a questo pannello di regole. Regole che dovranno saltare in aria. Non riesco a rispettarle tanto, quindi è inutile tenerle qui, secondo me. Quindi ragazzi, tutta la griffata l'ho fatta con SpongeBob sopra. Ho appena notato, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo la nostra firma messa sopra la casetta principale. E direi di... Bella l'altalena. L'altalena è carina effettivamente. Direi di concludere andando nel Nether a vedere se hanno combinato qualcosa anche lì. Speriamo di no, di solito non lo fanno mai. Ma nel caso, oh mio Dio, c'è davvero qualcosa. Ok, no, è solamente un hub, tranquilli. Dunque ragazzi, noi possiamo andarcene e tornare nel nostro mondo di creeper, passando per il mondo dei blaze. Anche questo griffing è fatto, spero che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, io vi saluto. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.